Questo programma è offerto da... Ah, eccovi. Caro, con chi parli? Dicevamo, io ho 60 anni e prima avevo qualche problema di udito. Nonno, abbassa, abbassa. Scusa. Capita. La buona notizia è che una soluzione c'è. Io l'ho trovata in uno dei 480 centri specializzati Amplifon. Mi hanno fatto un controllo dell'udito completo gratis e hanno trovato una soluzione acustica adatta alle mie esigenze. L'ho provata comodamente a casa per 30 giorni, sempre gratis, e poi ho deciso di comprarla. Con Amplifon ho potuto pagare a rate, a partire da 35 euro al mese. Regolazioni, assistenza, pulizia, è tutto compreso nel servizio, per sempre. Ci torno tutte le volte che voglio. Anche con amici. Ciao Claudio. Buongiorno Vittorio. Claudio vorrebbe il suo aiuto. Ci penso io. Questi sono specialisti seri, gli unici con 60 anni di esperienza. Prendi un appuntamento nel centro Amplifon più vicino. Chiama il numero verde o vai sul sito. Giochi con me? Sì. Se senti meglio, vivi meglio. Al servizio prevalente del patrimonio edilizio residenziale pubblico nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma che ora leggeremo. I programmi di recupero urbano e all'ammodernamento delle organizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete. Questo è un problema molto importante comunale della fognatura delle aree piane. Il problema riguarda soprattutto i quartieri verso Contrada Cruce, che per problemi di diversa temeria non hanno potuto ottenere la possibilità del recapito finale. I programmi di recupero urbano da realizzare sulla base di proposta unitaria con il concorso di risorse, tra i programmi sulla base di criteri oggettivi per la individuazione degli interventi. Questo è il quadro normativo di riferimento. I programmi di residenziale. Il primo riguarda due aspetti, il Contrada Parro, dove nei giorni scorsi abbiamo avuto quella interessante. Il Comune non ha assolutamente nulla e non potrebbe avere nulla da obiettare, anche con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia, nel più breve tempo possibile, così com'è sostanzialmente detta la legge in favore dell'edilizia residenziale pubblica. Del pubblico, e quindi io esorto sia l'amministrazione comunale sia ovviamente l'istituto a trovare gli individuati nella circolare dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in cui viene che ha per oggetto il programma di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 92-95 all'assessorato. Noi abbiamo presentato parecchie istanze e non solo quelle riguardanti il comune di Ragusa, ma il comune, la maggior parte dei comuni della provincia. Probabilmente un po' per ritardo, quasi benevolmente sollecitati, perché in questi casi. Volevo farti parlare anche al presidente Muti della BCP, che in quella zona abbiamo già realizzato negli anni 80 oltre 150 alloggi di edilizia economica e popolare. Che appunto non si ripeta, ha redetto, come spesso ce lo siamo detto noi qua in consiglio, che la crisi che stiamo vivendo. Che vengono le imprese private, nessuno ha mai contestato le imprese private. Io ho parlato di speculazione. Tornano sul piede di guerra i 3.500 articolisti della provincia, chiedono la rapida approvazione del disegno di legge che regolarizzi la loro posizione. Oggi anche nel capoluogo manifestazioni davanti alla prefettura.
Una delegazione è stata quindi ricevuta dal prefetto. Il rappresentante del governo ha assicurato la massima vigilanza sull'iter del disegno di legge che ha ottenuto la copertura finanziaria, ma che deve ancora superare l'esame dell'Aula. Il rischio di un nulla di fatto potrebbe essere rappresentato dalla crisi del governo regionale. Se continueremo a lottare tutti insieme, commentavano oggi gli interessati, riusciremo a vincere questa battaglia. L'assessore regionale al lavoro Peppe Drago è ottimista. Gli articolisti possono stare tranquilli, afferma Drago. La crisi non influirà eventualmente sul disegno di legge che è condiviso dalla stragrande maggioranza dei deputati. Vicepresidente del Consorzio del Preside Salvatore Assenza. La scelta dell'indirizzo in scienze agrarie con la giunta, che è molto importante sottolineare, in forestali, tropicali e subtropicali, nasce da una considerazione ben precisa. Tutti sappiamo, tutti sanno che Ragusa è una provincia ad alta indirizzo agricolo. Basti pensare per esempio a tre settori, quale la zootecnia, quale le industrie lattiero-caseari e ultime in ordine di tempo, ma diventante prioritarie direi, e tutta la fascia costiera con i prodotti ortofrutticoli. Giuseppe Drago, assessore regionale al lavoro della Regione Sicilia. Diciamo che siamo in marcia assieme alle altre province siciliane per attrezzare il nostro territorio, la nostra provincia, di quelle infrastrutture che potranno rappresentare una opportunità per occupare i nostri giovani, ma soprattutto anche per avvicinarci all'Europa. Con noi il ragioniere Gerratana della Telecom Italia. Guardi, il servizio di videoconferenza si pone nel suo espletamento sfruttando quello che è il normale, il classico doppino telefonico a cui siamo abituati, e con una implementazione del doppino sarebbe il cavo? Il cavo telefonico, il filo, con una implementazione delle nostre centrali dall'analogica al numerico. Questo consente un allargamento della banda di trasmissione tanto da consentire in contemporanea sia la trasmissione di fonia che di dati e quindi anche di immagine. Chiaramente avendo la possibilità di interloquire, di far vedere anche l'immagine tra due postazioni remote, dando la possibilità di essere presenti virtualmente nelle due sedi e quindi poter sfruttare questa potenzialità in tante applicazioni. Signor Guglielmo, con quale mezzo trasmettete? Allora, questo sistema di videocomunicazione, sistema molto avanzato, rappresenta il sistema del futuro, viaggia e viaggerà su linee telefoniche che escono fuori da una nuova centrale, la cosiddetta centrale ISDN. Signor Chilleme, quale apparecchiatura utilizzate? Allora, le apparecchiature che vengono utilizzate sono di quattro tipi, e precisamente c'è il videotelefono, che è una stazione molto piccola che permette a due operatori che sono a distanza di potersi collegare in videoconferenza. E, dopodiché, di fascia leggermente più alta, che permette pure la multimedialità praticamente di servizi informatici, c'è il PC, il sistema comune a noi tutti, un elaboratore, un computer. Questa mattina è stato fatto un collegamento di multivideoconferenza. Finalmente, come auspicavamo da tantissimo tempo, come non accadeva dal mese di giugno del 94, ce l'abbiamo vissuto come grande momento in cui bisognava operare delle scelte, si è operato con grande serenità, con grande democrazia. E questo è finalmente un dato veramente positivo, ed è quello che volevo sottolineare per tutte le sedi, che gli eletti
hanno e avranno un peso in più che quello di andare a partecipare ai vari consessi privati e riunioni, ma il corpo vero e proprio restano tutti i candidati che indipendentemente dall'esito finale vengono a rappresentare comunque. Vedete che anche le iscrizioni dalle liste per sovrannumero sono state accettate dalle liste, vuol dire che sono delle candidature persisti. È una battaglia che possiamo vincere, è una battaglia che deve dare soprattutto un segnale che i candidati vanno ad affrontare. Ma c'è anche un problema di carattere più prettamente ideale, più pregnante, rimodificare gli assetti così come li abbiamo trovati costituiti. Se noi non investiamo sui giovani, se noi non investiamo sulla loro formazione, invocabile tutti gli assetti che si sono consolidati nella società. Noi vogliamo scompaginare quelli che sono gli accordi di potere che hanno gestito la nostra società. Un'idea chiara di come Forza Italia stia crescendo, come Forza Italia poco a poco si stia inserendo nel territorio, per quanto persone che quegli sgambetti da tantissimi milioni di fido è fuori di 20 milioni. L'architetto Paolo Fusero. I tempi tecnici del piano sono alla fine, diciamo verso aprile ci sarà la consegna di un progetto preliminare che sarà sottoposto al dibattito pubblico e poi, se previa all'approvazione politica del progetto preliminare, entro la fine dell'anno si dovrà chiudere il piano.